ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video. Allora, oggi andiamo a fare un altro giro per le paludi. Andiamo a vedere la torbiera di Mombello, in provincia di Varese. Adesso sto seguendo, guarda, questo bellissimo sentiero dove c'è questo muretto qua, antichissimo. Guardate che bella questa strada, scivolosa. Intanto oggi piove, piovischia, appena appena. Vediamo qua cosa c'è su. Le giuro, un Valle Lido, se sto calende su di là, ma io penso che si vada di qua. Fammi vedere, eccolo qua, Cerro di Laveno, la torbiera, eccola. Piove, piove, vabbè, appena appena, dai. Allora, andiamo a vedere questa torbiera sotto questo bel piantone. Mamma, che giornata uggiosa oggi. Sai quando non hai voglia di stare in casa e voglia di uscire lo stesso? Ecco, io oggi sono così. Allora, avevo già cercato tempo fa questo posto. Intanto qua abbiamo un altro segnavia, qua c'è l'entrata di una proprietà. Però sono andato, nel video precedente che trovi qua nelle schede, sono andato a vedere l'altra palude, la palude Brabbia, l'altro giorno. E oggi voglio venire qua, perché ho visto che su internet i video non ne ho trovati. E siccome che voglio andare a vedere, cercare e farvi vedere tutte le zone magari sconosciute a qualcuno di voi nella provincia di Varese, oggi veniamo qua. Questo è un altro di quei posti che non ero stato. Poi prossimamente ne ho da andare a vedere altre tre di paludi. I miei sono disperati, che hanno paura che resto infangato dentro da qualche parte. Sarà qua là, guarda, sicuramente qua là, la zona paludosa. Non so se si potrà fare il giro, eh. Allora, là vedo già un pannello esplicativo in fondo. Qua già vedo il melmone. Qua chissà i cinghiali che ci saranno dentro a fare il bagno. Sarà pieno. Che giornata, che spettacolo, che piovigina. Mi piacciono un sacco a me queste giornate, oh. Mamma mia, come si fa a stare a casa con queste giornate sul divano? Cioè, non è da me, oh. Che spettacolo. Oh, guarda qua che bello. Vedi? Vediamo, Bella, Sasso del Ferro, qua vediamo un bello. Qua invece, qua abbiamo questa rama. Aspetta che dà fastidio, spostiamola. Qua. Allora, fa vedere, comunità Montana della Valcuvia, qui è buio però, comune di Laveno Mombello, torbiera di Mombello. Allora, la configurazione della torbiera risale all'era quaternaria in una cerchia di colline moreniche dovuta all'azione della disgregatrice dei ghiacci con l'addolcirsi del clima. Si formò un laghetto che col trascorrere del tempo vide diminuire le sue acque sino a trasformarsi in una palude lungo il bordo orientale del laghetto stesso. I primi abitanti della nostra zona posero le loro capanne sostenute da palafitte e lasciarono tracce della loro vita, frammenti di vaso, punte e pugnali, madonna, venuti alla luce nella metà dell'Ottocento durante l'escavazione della torba. L'utilizzo della torba continuò anche durante la Seconda Guerra Mondiale, dando luogo alla creazione di canali di drenaggio e del laghetto. Attualmente la comunità vegetale tipica della torbiera è il fragmiteto, canne di palude, che occupa quasi per intero la fascia umida. La torbiera è importante anche dal punto di vista faunistico perché viene a costituire un punto di sosta per l'avifauna migratoria. Ciao! Che spettacolo! Oh, aspetta un attimo, che spettacolo! Guarda che roba! Allora, adesso io provo ad andare di qua. Ah, là si vede, guarda! C'è anche una barchetta dentro là! Intanto piovigina. Allora, vediamo se si può scendere di qua. Sì, qua c'è una stradina. Mamma, che bello! Già, guarda qua. Ah, quindi l'hanno scavata. Mamma mia, qua com'è molle.
Oh mamma, mo sprofondo un dentro. No, là non vado, che se cado dentro. No, non è gelata, questa non è gelata, quella dell'altro giorno era congelata. Bella, la barca ribaltata. No, però è congelata perché quel ramo là resta a galla. Qua c'è la melma. Di qua dove si va? Non lo so. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo, non so se lo vedi dalla telecamerina che tutta l'acqua che cade sopra alla pozza. Andando piove. Io voglio provare a vedere se è possibile fare il giro del laghetto, che non lo so. Allora, vediamo un po', eh. Di qua sotto. Opla. Ok. Mamma mia, quanti cani di bambù, guarda che storia, che spettacolo. Vediamo un po', eh. Farà il giro, boh, chi lo sa. Mamma, qui bisogna passare in mezzo alle canne. Adesso mi bagno tutti i pantaloni. Fammi vedere. Ma guarda che roba di cani di bambù. Che spettacolo! Oh, qua continuo a abbassarsi oggi. Tocca bruciare i pantaloni. Aia. Ecco, mi sono bagnato le ginocchia. Fa vedere. Allora, ragazzi, mi sa che mi tocca tornare indietro perché sono arrivato in fondo là, giù là, ma non si può più andare avanti. Là c'è un prato e non vedo più rientranze. Secondo me il giro non si può fare. Secondo me, allora, vediamo. Ok, niente ragazzi, allora questa è la torbiera di Mombello, sarebbe da sorvolarla tutta con col drone per vederla bene, però adesso io sono arrivato praticamente là, che c'è quella casa là, c'è giù una roba nel presepe, però di là non so se si può andare, la signora che ho visto io mi ha detto di seguire la stradina e di non andare di là, perché non si può passare, per me è soltanto qua. Va bene, dai, vabbè, comunque è bello lo stesso. Allora ragazzi, io dalla torbiera di Mombello, in provincia di Varese, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima esplorazione in un'altra torbiera, palude, che non vi dico, la vedrete. Nel frattempo, mi raccomando, voi iscrivetevi al canale e lasciate un sacco di like al video se vi è piaciuta questa esplorazione, anche se purtroppo non ho potuto fare il giro di tutta la torbiera. E vi ricordo che siamo alla torbiera di Mombello. Niente, ragazzi, seguitemi su Instagram, su TikTok e tutti gli altri social, e noi ragazzi ci vediamo la prossima volta. Ciao, grazie per aver visto il video, ciao ciao.